Vedete com'è bella stasera tutti insieme? Ma bisogna farlo spesso, perché i cittadini devono stare a contatto con il sindaco a contatto con i cittadini, perché non è che una volta che si è andato a palazzo si è dimenticati della popolazione e della gente. Come ha detto lei, una città con i cittadini, le case, così dobbiamo diventare noi, e non che per venire a voi diventa un problema insormontabile. Che senso ha avere un centro sociale soltanto a Carrassi e non crearne uno per San Pasquale? Mi pare che sia la cosa più importante e più qualificante per dare la possibilità alla gente di questo quartiere di riunirsi, di vedere, di leggere, si fa una biblioteca, si possono fare tante cose e non viene a costare molto all'amministrazione. Sindaco, e poi un'altra cosa. Il signore diceva è giusto che il sindaco stia a più stretto contatto con i cittadini, ma è anche giusto che vanno riviste anche certe vedute delle circoscrizioni. La caserma Rossani può essere un fiore all'occhiello per la città, perché città Bari potrebbe diventare una città internazionale, perché abbiamo la fortuna di avere San Nicola, abbiamo la fortuna di avere la chiesa russa che è diventata dei russi, quindi arriva la costa crociera. Io vedo quando cammino per la città, io parlo anche l'inglese, vedo queste persone che camminano per la strada ma non sanno dove andare, girano, si siedono lì, vanno al barcatullo, però non c'è nulla da offrire tranne San Nicola, il castello e via. Allora, avendo un'attrazione come la caserma Rossani di Bari, che è una struttura importantissima, quindi potrebbe essere la città nella città dei divertimenti, può dare dei posti di lavoro, perché ci sono tanti artisti baresi che si possono confrontare, fare questi mercatini con tante cose tipiche che noi abbiamo da produzione locale di olio, vino, fare tante tante cose che poi si vedrà come io la vedrei sotto questo aspetto. Come diceva la signora, per le strade non si può camminare perché ci sono le macchine in doppia fila, sui marciapiedi nemmeno perché è piena di escrementi e non vedo vigili che fanno multe o che fermano i cittadini per dire che non è corretto. Vabbè, ci fanno, però le strade, c'è la strada via Castromediano che c'è la provincia, è piena di escrementi, non si può camminare. Poi un'altra cosa, ci sono la differenziata, parliamo della differenziata. Io nella mia bustina metto le mie carte, la carta lettera, la pubblicità, e vedo anche molte persone anziane che insieme a me buttano nei contenitori. Però qui attorno ci sono una miriade di negozi e di supermercati che fanno cataste di carte, proprio cataste. Allora mio figlio mi dice: papà, tu una bustina, due carte ci tieni a buttarle nel coso? E poi ci sono questi negozianti con caterne di carta che non vengono multate, non vengono messe degli appositi contenitori per questi. Insomma, questa è una cosa che non. Questa è una cosa. E poi non ultima il traffico. Via dei Mille l'autobus non può passare perché la strada è stretta e ci sono molte macchine in doppia fila. Su via Maria Cretin di Savoia era tanto comodo a scendere, che ora l'hanno fatto, che è diventata una strada inutile, a metà quella via Maria Cretin di Savoia. Ho detto, sono sia commerciante del quartiere che anche un residente. In via Mendola c'è quello sconcio della birra Peroni, un posto invivibile. Sia perché si rischia di cadere e perché non si respira.